Oppure il dottore che va dal paziente, caro Alberto, ti devo dare due notizie, una è brutta, l'altra invece è bruttissima. Dottor, ma sta scherzando? No, vuoi sapere prima quella brutta o quella bruttissima? Dottor, ditemi prima quella brutta, notizia brutta, abbiamo fatto le analisi, ti restano 24 ore di vita. Madonna mia, dottore, quella bruttissima qual è? Che questo ho fatto? Te lo devo dire ieri. Benvenuti in Kiwi. Benvenuti ragazzi, ciao a tutti, ciao cari, benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oggi ragazzi, vedete, ci troviamo in una location un po' diversa, un po' particolare. Questo perché? Perché ragazzi, ci troviamo a Grotta Ferrata per la festa della birra, ragazzi. Mo oggi sembriagamo, perché devo guidare. Quindi ragazzi, se guidate non bevete, se bevete non guidate. Insomma, comunque, scambiando la data di sempre quello è. Quindi oggi ci troviamo a Grotta Ferrata per la festa della birra. Infatti ragazzi, mo vedete tutto qua indietro, tutto qua dietro che c'è sta a roba, mo ve faccio vedere, ma ragazzi ve lo faccio vedere solo dopo che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che oggi sembriachiamo, ve faccio vedere qualcosa, non sembriachiamo, raga, non sfasamo. Quindi ragazzi, mo vi faccio vedere. E perché ci stanno pure e bancarelle, roba di artigianato, roba da magna, che c'ho una fame, raga, c'ho una fame esagerata. E per ragazzi ci stanno pure e giostre, ci stanno. Allora ragazzi, mo vi faccio vedere, qua ci stanno, come potete vedere qua ci stanno, ci stanno e giostre, tutte e bancarelle. E io sto cercando qualcosa da mangiare, sto a cercare perché c'ho fame. E poi qua c'è sta pure lo spettacolo, c'è sta un spettacolo, se la fa a pizzica a Roma, però vabbè, ci sta. Infatti ragazzi, questo è lo spettacolo che tra poco si esibisce, Uccio De Santis, il barzellettiere. Magari lo troviamo qua in giro, gli riusciamo a fare qualche domanda. Raga, questa è tutta roba da magna. E io ragazzi, sinceramente non so che cosa fare, sinceramente. Che cosa piamme da magna, perché c'è sta a roba esagerata, c'è sta da magna. Quindi qua a birra, il chiosco da birra. Non so se mi sentite, raga, però sta un casino esagerato, raga. Allora, raga, vediamo cosa potremo piare. Vediamo qua ci stanno le ciambelle, le pannocchie ci stanno. E qua ci stanno quelli che stanno a ballare a pizzica, ci sta. Vabbè, mo tra poco tra poco vedremo Uccio De Santis, vedremo. Oh, bravi ragazzi. Mo raga, andiamo a vedere se sta qualcosa che se potremo pia da magna. Perché c'ho un po' di fame. Qua ci stanno pure quelli che vendono la cioccoleta. Niente raga, io sinceramente non so che cosa piamme da mangiare, perché ci sta veramente un botto di roba. Paninoteca lì, là fanno erpaninazzi, fanno qua, che fanno? Qua fanno e pizze, vedete, e pizze, ambedi. E qui raga, allora facciamose una cosa, raga. Allora ragazzi, un budget di 10 euro, vediamo con 10 euro che se potete, 10 euro è il budget massimo, vediamo con 10 euro che se potremo piare. Ma qua raga, ci stanno i paninazzi, i paninoni, e te mettono tutta la roba dentro. Allora vediamo, porpettaro, vedi qua c'è sta che sta cosa vaccinare. Beh, quasi il panino caco da vaccinare mi ispira. Allora ragazzi, mo per ora ci siamo presi il panino caco da vaccinare. Mo ve faccio vedere. Che raga, panino caco da vaccinare, mamma. Bello, qui a Grotta Ferrata, qua c'è sta la festa da birra. Mo mi sono piato questo, poi mi vado qui a birretta per mannarlo giù. La birretta piccola, non vi faccio vedere cosa. Chi è raga? Quindi raga, mo mi sbrodolo tutto, perché qua c'è sta la coda vaccinata. Sta la coda vaccinata.
Allora, me so spostato, quindi se siamo piedi il panino cago da vaccinara. Tiè raga, guarda che robetta raga, mo me sbrodolo tutto raga, tiè. Non ho mai mangiato quella vaccinata, sinceramente. È parecchio, come dire, parecchio morbida, non ho mai mangiata, sinceramente. Buona. Chi è, raga? Buona, raga. Fatemi mangiare, se vediamo che se beviamo a birra. E quindi ragazzi, ho mangiato il panino cago da vaccinare. Mo vediamo se piamo una birretta. Intanto qua passiamo da mezzo i locali, da mezze bancarelle passiamo, che vendono un po' di tutto, vendono sinceramente tutte cose un po' artigianali, un po' cose che si comprano così. Vedete, questa roba va a scuola, se dovete andare a scuola raga, e piatevi il quaderno, ve piate. Insomma raga, Sanna Mappia a birretta. Però abbiamo speso 6 euro finora, a 10 euro il massimo 10 euro il budget finale. Quindi 6 euro al panino, 6 euro al panino con l'acqua, mi hanno dato pure una bottiglietta d'acqua. Quindi 6 euro al panino, mo vediamo. Con 4 euro che sepiamo sicuramente soltanto la birra, ve lo faccio vedere tra poco. Ragazzi, quindi è iniziato lo spettacolo di Uccio De Santis, raga. Mo ve faccio vedere alcune barzellette, ve faccio vedere alcune barzellette che dice, e non lo so se dopo riesco a fargli io qualche domanda. Non lo so, ragazzi, mettete in pausa e scommettiamo. Ya farò a fare qualche domanda a Uccio De Santis, non lo so, raga. Metti in pausa che scommesse si aprono. Non lo so, mo ve faccio vedere e barzellette che dice qualcosa di là. Oltre a mo fa vedere cos'altro me sto a pia, oltre a birra. Raga, mo ve faccio vedere questa inquadratura un po' da boomer. Allora, qua ci stanno gli arrosticini, se siamo piatti, arrosticini, 5 arrosticini, raga, perché 1 euro l'uno, un po' troppo, però vabbè, stiamo a festa da birra, quindi 5 euro arrosticini e 5 euro a birretta, a rossa, io l'ho piata rossa perché a me piacciono le rosse, e quindi raga, mo se mangiamo, mo ve faccio vedere un po' sto arrosticino che... Che nel frattempo che facevo? Ti facevo la fila per la birra? Si sono un po' freddati. Però sti qua, raga, sti qua. Chi è, raga? Arrosticino, raga. Arrosticino è, qual è? Invece la birra? Tipo una cosa tedesca, non ho capito che cos'era. Quando la riempi la porti a me e sbrigati. Bella corposa, sì, bella potente la birra, non è grande, cinnate 5 euro di birra, non è grande, però è bella pesante questa, dopo devo guidare, speriamo che non mi fermano i carabinieri. E quindi raga, io mi continuo a mangiare i cosi qua, gli arrosticini. La scommessa, ragazzi, è ancora aperta. Riuscirò a fargli qualche domanda a lui? A lui gli farò a fargli qualche domanda, mo che finisce lo spettacolo. Non lo so, mettete in pausa il video e scrivetelo qua sotto nei commenti se gli farò. Tanto, raga, io mi continuo a mangiare gli arrosticini, sì. Se subentra l'immondizia, qualcosa sta cambiando, perché le donne cambiano, anche l'uomo, ma come cambia la donna, l'ho provato sulla mia pelle. L'altro giorno devo andare in bagno, mi scappava, mi ferma, dove stai andando? E devo andare in bagno, fa la pipì, e proprio in bagno la devi fare? Non so, vado nel frigorifero più fresco, dove devo andare? Vai nell'altro bagno perché ho lavato
vado nell'altro bagno, mi ferma, ehi, che c'è? Vai nell'altro bagno ma non usare il water. E che cazzo che vado a fare? Alla fine andai da Luigi, che abita di fronte a casa mia. Luigi, mi piace, fammi andare in mano. Fammi andare in mano, che mia moglie non mi fa entrare. Lui mi guarda così, fa, perché la mia? Voglio scegliere tre, vogliamo fare un sorteggio velocemente, perché c'è questo premio molto particolare. Il nome tuo è? Nicola, signori, un applauso per Nicola. Vieni qua, Nicola. Ti rubo solo un istante. Vieni qua. Permesso, Nicola. Sequestrato, signore simpatico. Guarda un po' quante cose. Da dove vieni tu? Da Roma. Dalla Puglia. Chi viene dalla Puglia? Io. Puglia, da Bitonto. Ma no, pericoloso. Allora, signori, facciamo un riassunto. Quando mi siedo, mi alzo. Quando mi alzo, mi siedo. Semplice, banale, però nello stesso tempo non è che uno deve fare chissà che cosa. Madonna, mai ti sei mosso così tanto negli ultimi 3 anni. E io mi alzo con... Perché ormai le regole sono chiare. Una cosa non esclude la... me lo metto, te lo togli. Quando mi alzo... Me lo tolgo, te lo metti. Guardami, se mi siedo, ti alzi. Quando me lo metto, te lo togli. Quando mi alzo, libu capì. Quando mi alzo, mi siedo. Bravo. Se mi metto il cappello, lo tolgo. Bravo. Se mi tolgo la cannuccia, la metto. Dove? Ognuno. Applauso di incoraggiamento, ragazzi, perché sembra facile. Allora, ragazzi, avete visto? La foto l'ho fatta, però mo devo vedere se gli riesco a fargli e due domande, riuscirò a fargliele, raga, non lo so, perché qua sta bello impicciato a fare le foto i servi con tutta gente, ragazzi, non lo so se riesco a farlo, ce provo, raga, io raga, me ce butto, raga, non so se gli faccio a fargli due domande, ce provo. Uccio, senti una cosa, ma tu quando andasti per la prima volta, là sei l'ultima, la prima volta, ma ti saresti mai immaginato tutto sto successo che avresti avuto, sinceramente? No, assolutamente no, anzi, non volevo neanche andare. Non volevo neanche andare. Puoi partecipare. Una volta, senti, ma le tue barzellette battute si trovano un po' dovunque, sinceramente, ma mo mettevi una barzelletta brutta che non fa ride. Quando mi dicono vuoi sapere la barzetta al contrario, io dico sì, e cominci a ridere, il contrario, capito? Ha ragione. Vabbè, raga, vi saluta pure Uccio, dai, yeah! gli ho fatta due domande, grande. Vabbè, ragazzi, quindi avete visto anche lo spettacolo di stasera, Grotta Ferrata, che c'è stava pure Uccio. Sono riuscito a fargli due domande a Uccio, raga, gli ho fatta finalmente. Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo invece a un prossimo video, non so ancora quale, ma ci sarà un prossimo video. Voi, ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, tutto il coso che dovete fare sempre. Noi, ragazzi, ci vediamo invece a un prossimo video. Ciao, carini!